tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Diamante Lucente. Come da titolo, oggi inizia il rematch ai capi palestra. Saranno rematch strutturati in lotte da due ogni episodio. Oggi ad esempio tocca a Pedro e Gardenia, quindi cominciamo subitissimo con Pedro. Non ho ben idea di quanto possono essere più forti i capi palestra, però vediamo. Oh, sei venuto allora. Ti do nuovamente il benvenuto nella palestra di Mineropoli. Da quella volta in cui ho perso contro di te, mi sono messo a riconsiderare le debolezze e i punti di forza dei Pokémon di tipo roccia. E dopo averci pensato e ripensato, sono arrivato alla conclusione. Che perdono contro il tipo lotta, acqua, erba e terra? I Pokémon di tipo roccia sono semplicemente i migliori. Quelli con più debolezze, forse. No, ce ne sono forse un altro paio che hanno più debolezze, ma appena mi vengono in mente te lo dico, caro. Eccolo qua, Pedro. Cominciamo con Titar. Bene. Ma così subito, sei incazzato? Perché gli ho detto che hanno troppe debolezze. Va bene. E che gli faccio a questo? Oh, cavoli però, 68. Roccia buio, doppio calcio, ti dice nulla, un 4 per. Mamma mia. Oddio, in effetti con Terra Tempesta la difesa dei Pokémon roccia viene aumentata. Era difesa o difesa speciale? No, difesa mi pare. Già. Tra l'altro mi ha messo anche Levito, quindi cerchiamo di farlo fuori abbastanza in fretta senza... infatti mi sembrava un brutto colpo quello, sì. Mi adora, Mint, mi adora. Che tra l'altro si è evoluta quando ancora non aveva affetto. Quindi l'amicizia e l'affetto, per chi non lo sapesse, sono due cose separate in questo gioco. Cioè, introdotte in Sole e Luna, ma in Sole e Luna non mi sembra di aver, durante tutto quanto il gameplay, di aver mai ricevuto affetto da parte dei Pokémon, quindi... Roccia buio, scintilla. Grazie. Ora possiamo proseguire? Melma. Dunque abbiamo la tempesta. Lui potrebbe fare un terremoto. Oh no, pietrataglio. Perché terremoto? Dannazione. Vabbè, sacrificato, dai. Diciamo che l'ho messo per sacrificarlo, sì. E infatti, pietrataglio. Però sei più veloce ora, sì. A parte che, vabbè, sì. È andata anche così. Senti, mi sono un po' scassato i Zebedei. Andiamo un po' con Anasia, dai. Volevo fare Gradasso con Mint davanti, a doppio calcio e di qua e di là vai con la zuffa e via. Dai, non è sostenibile una lotta contro i capi palestra. Che roba è? Sabbia fiume, pietrataglio, Levito roccia. Oh! Ma dove stai? Mica è VGC questo. Però potrebbe partecipare, non è per dire. Potrebbe anche fare bella figura. Vuole imparare Sub? No. Non Sabaku. Sab. Dai, è cosa tempesta di sabbia. Armaldo? Coleottero roccia Armaldo? Tipo un po' particolare, eh? Vado di fuoco carica. Male che va, prendo un po' di recoil, ma chi se ne frega. L'importante è fargli male. Mamma mia, però dai. Ma cosa sei? La cedro? No. Ah sì, bacca c'è. Oddio, sembrava tanti, eh. Aia, terremoto. Vabbè, che deve fa? Succede. Quasi rimpiango di non aver portato Torterra. Quasi, non del tutto, quasi. Andiamo con Acti, facciamo lo Scialo Raigio. Vai, questo è super efficace, ovviamente. Quell'altro. Scusami? Non ho capito. Vabbè, non ricordavo minimamente. Ma, vabbè.
L'hanno fatto da tempo immemore, però non lo ricordavo. La tempesta di sabbia cessa, e meno male. E meno male. Il Probopass, mamma mia, sto Pokémon. Cioè, il concept è figo, del fatto che abbia anche il ferro che gli si attacca a mo' di barba. Però a vederlo è un po' strano, un po'... Però è interessante come concept. Non è fattibile la sfida ai capi palestra. Non è fattibile. Mint, per favore, fai tu qualcosa. Roccia aguzze, te lo togli le roccia aguzze, Pedro. Vai, doppio calcio e via. Dall'upgrade carica totale. Dovrebbe acquisire tipo acciaio con le evoluzioni, quindi... Pensavo meglio. A parte che vabbè, Probopass proprio è il Pokémon difesa per eccellenza, uno dei migliori. Quindi non è che posso lamentarmi se non prende troppi danni. Aia. Ah, Mint con 9 punti, salute, ti adoro Mint. Incantevole quando non serve. Però vabbè, primo attacco che ci piglia, quindi ci sta. Ci piglia, non piglia, piglia. È italiano comunque. Studiate! E ora che ha? Sì, vabbè, un po' tardi è arrivato, Relicant. Roccia acqua. Posso restare con Mint. Mint ha preso delle belle sleppe, però... Può ancora menare. Wow. Posso dire wow, Relicant? Più forte di Probopass? Ok, rimango fino a che non rimango solo con Dewgong. Rimando le cure. Poi butto una ricarica tot su Hanasi e via. Perché non è concepibile... Oh, fa male? Fa male? Un po' di hacks in questa partita, un po' di hacks. Tanto hacks, tanto. E KO. Bene. Il prossimo dovrebbe essere l'ultimo o il penultimo? Aerodactyl. Aerodactyl è veloce. Fast as fuck, boy. Agitazione, se riescono a mangiare le bacche. No, è penultimo. Inverti. Più veloce. Più veloce io. Che... No, che attacco ho fatto? Fermati. Che attacco ho fatto per essere così lento? Non ha priority. Cioè, un attacco con meno priority, voglio dire. Vabbè, sì, le rocce. Ecco. E mi sembrava, dico, ma non riporta, qualcosa non riporta. Non posso fregare, secondo me non fa un'altra volta boato. Revitalizzante max, lo mandiamo. Uno acti prima. Se fa un'altra volta boato proprio. Ha perso il tipo volante. Era un buon momento se avesse avuto un Pokémon tipo Hanasia in campo. Vux, ma cosa sei Vux? Cosa sei? Proviamo con Scintilla? Un'altra volta boato ha fatto. Ma sei scemo? È scemo! Ha usato due ricarica totale. Ah no. No. Speravo in un Dewgong. Vabbè, più veloce. L'altra volta boato avrà fatto. Come cavolo fai a giocare un Aerodactyl con boato? E Trespolo. Trespolo posso anche quasi capirlo, ma boato? Ma attacca! Attacca!
Cosa fai, boato? E... beh, io non lo so. Ah, un team che sfascia i culi a destra e a sinistra, poi boato. Questo è il mio asso della manica, vedrai la vera potenza dei Pokémon di tipo roccia! Vabbè, rompiforma, non, le abilità non si usano. Acqua di sale e tanti cari. Saluti, Pedro! Ti vado a salutare Gardenia ora che arrivo da lei, eh. Ah, hai resistito al colpo. E niente, zuccata e tanti saluti. Non può essere, non posso arrendermi. Non è ancora detta l'ultima parola. E invece sì. Acqua di sale! Tostina, tostina come lotta. Non me l'aspettavo così difficile. Wow, comunque, wow. Dugong con la prossima sfida dovrebbe arrivare a 50. Sfida in palestra, intendo. Impossibile. Non sono riuscito a batterti. Vai ad allenarti da tuo padre, vai in miniera. Accidenti. Una disfatta totale. Ho dato fondo a tutte le mie risorse. Non mi stupisce che tu sia riuscito a entrare nella sala d'onore. Sei un allenatore di prima classe. Questo è il bollo che uso sempre io. Usalo pure anche tu se vuoi. Anche. Un po' strano. Spero che verrai ancora a farmi visita. Se brido un altro pochino fino a Legende Arceus, sì. A trovare tempo di bridare, però. La voglia più che il tempo, perché il tempo si trova sempre. Per tutto si trova il tempo. Tranne se ciondoli. Okidoki, dove sei, Gardenia? Ciao! Ti stavo aspettando, Link. Quando ti ho incontrato l'altra volta, avevo avuto la sensazione che prima o poi saresti riuscito a battere la campionessa. E anche ora basta guardarti per capire che la tua forza è straordinaria. Però ho pensato una cosa. Se riesco a sconfiggerti, vorrà dire che sono io la più forte, no? Quindi sì, la gimmick è... ah, se ti batto, che... se batto te, che hai battuto la campionessa, vuol dire che sono più forte del campione. No, non funziona così! Ah, Jumpluff. Ero convinto di Cherrim. Quindi non mi sono spoilerato nulla, per fortuna. Devo smetterla di credere a tutto quello che leggo. Ma è su internet, deve per forza essere vero, no? No, non deve. Però giorno di sole per mandare poi Cherrim. Sì. Aspetta però, erba volante, giusto? Sì, perché non vado con gelo raggio allora? Giga Absorbo! Oh, meno di quanto pensassi, meno di quanto pensassi. Sì, 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 sì. Buono, 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 vai. Gelo raggio e tanti cari saluti, vero? 4 per. Però, credo che a vita piena non l'avrebbe mandato giù. È andata giù lentamente rispetto a quando fai un attacco super efficace che... straccia l'avversario, quindi poteva resistere. Breloom, lotta, erba, cambiamo. Nasia con acrobazia. Facciamo un bel 4 per. Sono un bel po' più forte rispetto ai capi palestra. Non di tanto, ma abbastanza. E forse contro Corrado arrivo a pari livello se non faccio altro ma sudo le sfide ai capi palestra. Vai, acrobatic. Devastato. Bello Breloom, lo stavo breddando su Smeraldo tantissimi anni fa. Avevo tipo 17 anni, se non sbaglio. Avevo appena scoperto il breeding. E no, non far dimenticare per idrondata. E volevo questo Breloom datura decisa con IVA al 31 in attacco, non ce la facevo a farlo. Non voleva uscire. Nonostante pietrastante, per la natura... non ricordo come si passava le come si passavano le IV senza destin comune su Smeraldo. Quindi non mi ricordo se non lo facevo di passare le IV. Perché destin comune ti aiuta a passare 5 IV casuali tra le 12 che hanno i genitori. Quindi non mi ricordo se non lo facevo e speravo e basta. Può anche essere. Però pietrastante passa la natura del Pokémon a cui la dai quando vai alla pensione. Ad esempio adesso ho avuto la fortuna, la grandissima fortuna di ricevere un ditto con le IV perfette. Quindi uso lui, destin comune e pietrastante e il Pokémon che voglio breedare con la natura precisa. Tipo Dugong,
ha natura modesta, è al 50 adesso, preciso. Quindi dal prossimo capo palestra, non so se rimettere Torterra in squadra, e contro la palestra lotta basterebbero Anasia e, se va bene, anche Empoleon, il mio hack team, ma non lo so. Vediamo. Non lo so proprio. Fight! Pocarnastro? No. Possibile? Che strano. Il Solar? Crescita. Vabbè. Non ha priority, quindi ciao. Pugno rapido? Ah, farà sicuramente ricarica totale. Farà come saltella felice. Mentre saltelli un pugno in pieno volto, non è piacevole. Dai, dai, su, su, su. È durata fin troppo sta lotta, dai. È tempo di porle fine. Carino Cherrim, forma sole. Roserade. Il meglio va riservato per la fine, no? Il finisher. Contro di te, fuoco carica non te la toglie nessuno, sai? Ci vuole massima potenza d'attacco. Danni massimi. Stab. Ciao. Roserade l'ho usato in VGC. È forte. Era forte. Non so se oggi si usa ancora nel diamante e perla meta, però potrebbe essere ancora utile, secondo me. A parte che l'ho usata su HS, quindi incredibile, mi è sconfitta per la seconda volta, aggiungerei. Come pensavo, sei veramente formidabile. Combinare tutti i Pokémon per renderli così forti. Ma lasciamo stare. Per ringraziarti di questa lotta voglio regalarti questo bollo. Quindi ogni volta che li affrontiamo otteniamo un bollo? Non credete che mi sarà segnata la sconfitta, sono pronto a sfidarti ogni giorno. Mi fa molto piacere. Sono contento di questa. Tu che mi dici? Sì, vabbè. Niente, lui la solita frase fatta. Ad ogni modo, per questo video è tutto. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate il link per Instagram e anche Telegram che passa anche qui in sovraimpressione. Se ancora non siete iscritti al canale, magari pensateci e noi ci vediamo ovviamente con un prossimo video. Bye bye!